Corriere di Sciacca, aggiornato ad oggi 12 maggio 2021, conferenza stampa in modalità telematica del sindaco Francesca Valenti sulla questione delle terme. Il sindaco è apparso deluso da un percorso che da anni si svolge tra interlocuzioni, tavoli tecnici senza fine e risoluzione, interlocuzioni con il presidente Musumeci, l'assessore Armao, dirigenti regionali che poi si sono succeduti. Dall'incontro a Roma con l'INAIL il sindaco è ritornato. La cosa disarmante è che l'INAIL ha avuto come risposta che l'interlocuzione deve essere con la Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione. Cosa strana, chiosa il sindaco Valenti, poiché è assurdo che INAIL interloquisca con la società in liquidazione. Il sindaco pensa a iniziative concrete di protesta. Abbiamo deciso di fare una marcia a Palermo a piedi, partendo da Sciacca. La marcia partirà alle 7 da Piazza Abisso, sito nello stabilimento termale. La marcia prevederà 4 tappe. Il report dell'ASPE di Agrigento riferito a ieri riporta 86 nuovi positivi a fronte di 396 tamponi processati il 10 maggio. Il dato importante è che ci sono 238 guariti, gli attuali positivi in provincia sono 1.083 e la curva epidemiologica continua la sua discesa. Gli ospedalizzati sono 50, di cui uno solo in terapia intensiva. A Ribera i positivi sono 8, a Sciacca 69, a Sambuca 25, a Santa Margherita Belice 7, a Menfi 24, a Montevago 8, a Caltabellotta 8. E alla scuola Sant'Agostino è necessario procedere ad uno screening. Altre due classi, la terza A delle elementari e la sezione C dell'infanzia, sono state poste in isolamento precauzionale in attesa degli esiti dei tamponi. Isolamento precauzionale per docenti e alunni delle due classi. Intanto l'ASPE di Agrigento ha confermato la positività al Covid dei due alunni della quinta A con il processo dei tamponi molecolari. Tampone molecolare positivo anche per un alunno della prima B. C'è parecchia preoccupazione tra le famiglie, ma il dirigente scolastico Rosaria Provenzano sta adottando tutte le procedure previste dal protocollo ed è in contatto con l'ASPE di Agrigento, Dipartimento Prevenzione e con il sindaco Francesca Valenti. Ed oggi è iniziata la pulizia degli arenili e la notizia è stata accolta con particolare soddisfazione dalle migliaia di persone che già in questo periodo iniziano a frequentare le spiagge e, perché no, anche a fare un bagno. Stamattina mezzi meccanici in azione nella spiaggia di San Marco per poi proseguire nei prossimi giorni con una pulizia che interesserà tutto il resto dell'arenile. La pulizia interessa anche la sede stradale. Ad eseguire l'intervento sarà il personale del raggruppamento di imprese Bono SEA che si occupa della gestione dei rifiuti in città e che da alcune settimane, insieme al servizio Porta a Porta, svolge anche l'attività di scerbatura e pulizia delle strade e dei luoghi pubblici. E nel fine settimana i carabinieri della stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto B.G. Pantesco, di 36 anni, per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'espletamento di servizi notava una piantagione di canapa indiana lontana da abitazioni e dal centro abitato. Giunti sul posto, le piante risultavano appena innaffiate e la terra all'interno dei vasi era molto bagnata, nonostante nessuno fosse stato notato nei pressi. Analizzando il complesso impianto di irrigazione attivo al momento del controllo, vi era un tubo di irrigazione molto lungo che, seguito passo passo dai militari operanti per una lunghezza di circa 70 metri, giungeva all'interno dell'abitazione dell'uomo. Nel corso della perquisizione, i carabinieri rinvenivano nel complesso 42 vasi in plastica con altrettante piante di canapa indiana dell'altezza di oltre un metro, 8 lampade alogene riscaldanti e materiale vario per la coltivazione e conservazione dello stupefacente. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp